Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video della serie di gameplay di The Sims 4. Io sono Giovi e questo è il primo episodio della seconda stagione. Eccoci qua finalmente con la seconda stagione di gameplay. Dopo tantissimo tempo che la stavamo aspettando, eccoci qua con il primo episodio di gameplay. Adesso in ogni episodio vedremo una famiglia differente. Adesso in questa puntata vedremo la famiglia di Emanuele, Eleonora, eccetera eccetera. Mentre nei prossimi episodi vedremo le altre tre famiglie. Se vi ricordate bene o se l'avete visto nel mega riassunto, vi lascio il link nelle i delle schede, andate a vedere il magari riassunto perché è davvero importante come video. Sicuramente avete visto che la prima stagione è finita con tre famiglie attive. Adesso invece le famiglie ammontano a 4. Quale sarà mai questa famiglia nuova? La scopriremo solamente nei prossimi episodi. Oggi cominciamo con la famiglia storica di Windenburg, la famiglia di Emanuele, Eleonora e così via. E anche in questa famiglia ci sono veramente tantissimi cambiamenti. Poi in questo scenario potete vedere intanto uno spoiler per il video di venerdì, che sarà la seconda parte dello speciale 500 iscritti. Potete vedere tranquillamente uno spoiler, però se state attenti, io non vi dico dov'è. E poi, oltre a queste quattro famiglie, ci sono nuovissimi personaggi che sono di contorno, però sono sicuramente importanti perché è la nostra storia. Oggi ne vedremo alcuni, li vedremo altri anche nei prossimi episodi. Comunque, oggi cominciamo con la famiglia di Emanuele, Eleonora, eccetera, eccetera. Allora, io oggi vi ripresento tutti come vi ripresenterò tutti nei prossimi episodi. Ovviamente non vi ripresento tutto quello che hanno passato, però ripresento solamente i personaggi e il loro stato, per esempio se sono marito e moglie, chi è il figlio, chi è la figlia, eccetera eccetera. Allora, la famiglia di oggi è composta da Emanuele Parisi, il figlio dei nostri primi Sims Filippo ed Elisa. Emanuele è stato sposato per un po' di tempo con Lisa Wang, ma adesso non l'è più ed è fidanzato con Eleonora, e adesso i due convivono insieme. In casa sono presenti anche tre figli: Francesca, che è la figlia di Emanuele e della ex moglie Elisa, poi abbiamo il figlio Matteo, che è il figlio di Emanuele ed Eleonora, e poi abbiamo un nuovo arrivo chiamato Alberto Parisi, che è il figlio di Emanuele e del tecnico di impollinazione senior numero 3. Eh sì, questo tecnico ha colpito Emanuele, come abbiamo visto nell'ultimo episodio della prima stagione, nell'ultimo filmato. Questo tecnico di impollinazione ha colpito Emanuele e quindi ecco qua un nuovo arrivo, Alberto Parisi. E poi non dobbiamo scordarci il gattino Winnie, che fa assolutamente parte della nostra famiglia. Quindi ecco qui la famiglia di Emanuele, Eleonora, Francesca, Matteo, Alberto e Winnie. Adesso andiamo a vedere tutti i loro abiti, perché qualcosa è cambiato anche con gli abiti per il caldo e per il freddo. Insomma, andiamo a vedere tutto quanto. Sicuramente nel quadro vedrete che ci sono quattro famiglie, ma tre sono oscurate perché queste tre le vedremo nei prossimi tre episodi. Quindi cominciamo da loro, che sono a Windenburg, ovviamente nella solita casa, e anche la casa ha subito qualche cambiamento. Oggi vedremo tutto quello che è cambiato e scopriamo anche tante cose nuove. Quindi andiamo nel Crown Sim e vediamo tutti i loro abiti, e che sono quasi tutti cambiati, visto che, se voi non lo sapeste e non mi seguite su Instagram, non sapete che io ho comprato tre nuovi pacchetti dalla pausa estiva. Cioè ho comprato dei Sims 4 stagioni, Sims 4 avventura nella giungla e Sims 4 vintage glamour stuff. Quindi con questi tre pacchetti ho ampliato un sacco il gioco e quindi ho cambiato quasi tutto. Comunque, ecco qui il nostro Matteo, che comunque da che era bebè è cresciuto ed è diventato un bambino. Eccolo qui, guardate che carino Matteo. Ma io direi di partire da Eleonora. Partiamo dalla mamma. Allora, ecco qui Eleonora. Adesso sono tutti in pigiama, vabbè. Allora, ecco qui il suo abito quotidiano. Come vedete, eccola qui con i suoi capelli ricci, mi piace tantissimo, e con i suoi occhi viola. Lei, ricordiamo che è un modello di malizia, snob, sicura e romantica. Allora, questo è il suo abito quotidiano. Questo è quello formale. Qualcuno è uguale a come era prima, però vi faccio rivedere tutto per scrupolo. Insomma, poi questi sono gli abiti sportivi. Da notte, da festa, costume da bagno, abiti per il clima caldo e abiti per il clima freddo. Gli abiti per il clima freddo mi piacciono tantissimo, con il berretto, il giubbotto, veramente carinissimo. Comunque, ecco qui la nostra Eleonora Palumbo. Poi abbiamo Emanuele, il nostro carissimo Emanuele, che si trova anche nell'immagine del canale. Se voi non lo sapeste, Emanuele è il modello del nostro canale. Comunque, ecco qui i suoi abiti quotidiani, e gliel'ho messi in modo tale da richiamare il padre, perché se vi ricordate bene, Filippo aveva la stessa giacca. Ovviamente non ho messo lo stesso colore, ma la
giacca è sempre quella. È anche aumentato un pochettino di massa muscolare il nostro Emanuele, così è sempre più un modello, insomma. Allora, quindi questo è il suo abito quotidiano. Formale, sportivi, da notte, da festa, costume da bagno, abiti per il clima caldo. Io ho messo questa canottiera che utilizza anche come abito sportivo, ma mi piace un sacco questa canottiera. E poi abiti per il clima freddo con questo cappotto, la sciarpa, insomma è bello imbottito. Io ho cambiato anche la capigliatura e questa qui è una capigliatura maxi smash, però il ciuffo è sempre presente, il ciuffo non se ne andrà mai. E ricordiamo che lui ha l'aspirazione di super genitore, anche se con lui abbiamo già completato l'aspirazione di grande maestro dei vampiri, adesso lui ha l'aspirazione di super genitore. Poi ha come tratti attivo, estroverso e cleptomane. Poi andiamo dalla figlia di Emanuele e Lisa. Lisa la scopriremo nei prossimi episodi. Se non sapete chi è Lisa, andate a vedere il mega riassunto. Comunque, questa qui è la figlia di Emanuele e Lisa. Come vedete è un pochettino magra, magari la faremo ingrassare in questi episodi. Allora, questo è il suo abito quotidiano, come vedete è carinissimo, anche con l'acconciatura a caschetto aggiunta con dei Sims 4 stagioni, mi piace davvero tantissimo. Poi abbiamo gli abiti formali, sportivi e l'abito sportivo è da pattinatrice, poi abbiamo da notte, da festa, il costume da bagno, gli abiti per il clima caldo e gli abiti per il clima freddo. Ecco qui, guardate che carino con gli abiti per il clima freddo. E ricordiamo che comunque Francesca è un'aliena, ecco qui il suo lato alieno. E ricordiamo che lei è sempre un modello di malizia come Eleonora, è malvagia ed è attiva. Poi andiamo dal fratellino Matteo. Matteo che l'avevamo lasciato come un bebè, adesso è un bel bambino. Ecco qui il nostro Matteo. Adesso abbiamo cambiato tutto il look, ha questo ciuffo e ha lo stesso colore di capelli della madre e gli occhi azzurri presi da Emanuele. È bellissimo questo bambino. Comunque, ecco qui, questo è l'abito quotidiano, formale, sportivi, da notte, da festa, costume da bagno, abiti per il clima caldo e per il clima freddo. Eccolo qui, il suo colore predominante diciamo che è l'arancione, gli piace molto l'arancione. E ricordiamo anche che lui è estroverso come aspirazione ed è estroverso come tratto. Poi andiamo dal nuovo arrivo. Il nuovo arrivo ovviamente è un alieno, essendo che è nato da Emanuele, il tecnico di impollinazione senior numero 3. Ed ecco qui il suo travestimento. Comunque lui come tratto ha il tratto scatenato. Ed ecco qui i suoi abitini. Questo è il suo abito quotidiano, questo è quello formale, da notte, da festa, costume da bagno, che adesso finalmente hanno un senso i costumi da bagno con l'espansione stagioni, abiti per il clima caldo e abiti per il clima freddo. Guardate com'è carino anche Alberto con questo caschetto biondo, veramente troppo carino. E poi andiamo all'ultimo componente della famiglia, cioè Winnie. Ricordiamo i suoi tratti che sono ghiottone, volubile e perspicace. Lui non è un meticcio, non so perché sia scritto meticcio, comunque è un sacro di Birmania, quindi adesso ce lo scriviamo, perché meticcio no, non è un meticcio. Perché deve essere scritto così? Allora, sacro di Birmania. Eccolo qui, il nostro sacro di Birmania. Gli ho messo anche il collarino e adesso lui è anziano perché il tempo è passato. È un bel maschietto, per chi se lo stesse chiedendo, ed è diventato anziano, quindi speriamo che non ci lasci troppo in fretta. Quindi ecco qui la nostra famiglia composta da Eleonora, Emanuele, Francesca, Matteo, Alberto e Winnie. Adesso non ci resta altro che andare in gioco per vedere la nuova casa e per vedere tante novità. Ed eccoci qua a Windenburg. Allora, ecco qui la loro casetta, sempre nella stessa posizione, sempre la stessa casa. Ho un po' modificato l'esterno, ma andiamo subito in gioco così vediamo tutto da vicino. Ed ecco qui la casetta di Emanuele, Eleonora e la sua famiglia dall'esterno. Come vedete è sempre la stessa, anche se qui c'è un albero che sborda. Adesso vedremo di che tipo di albero si tratta. Poi ci sono le zucche di Halloween qua fuori, anche se è primavera. E poi c'è questo patio che è completamente nuovo. Ma andiamo per gradi. Allora, eccoci qua. Vi faccio vedere intanto la stagione. Come vedete ho The Sims 4 stagioni, ma già ve l'avevo detto. Si vedeva anche dagli abiti perché il clima caldo e freddo. Comunque la stagione
in atto è la primavera, è l'ottavo giorno su 14, il tempo è parzialmente nuvoloso e freddo e le previsioni di oggi è parzialmente nuvoloso, quindi speriamo che non piova perché altrimenti mi deprimo anche su The Sims. Ed ecco qui la casetta, per chi la conoscesse o per chi non la conoscesse, eccola qua, ve la faccio rivedere tutta. Allora, ecco qui la sala da pranzo unita alla cucina, come vedete è sempre la stessa. Qui abbiamo anche il portaombrelli, importantissimo per le stagioni, e abbiamo anche un albero molto particolare chiamato albero del denaro. Dopo vi faccio vedere come ho fatto ad averlo. Poi qui abbiamo un salottino, come vedete il salottino con il ritratto di famiglia, abbiamo anche il caminetto con il divano, abbiamo anche l'aspirapolvere, eccolo qui, e poi abbiamo un piccolo salottino con il divano, abbiamo anche le decorazioni per le festività. Poi qua abbiamo la camera da letto di Eleonora ed Emanuele, come vedete la loro camera matrimoniale, e c'è anche la tomba di Emanuele, sì, perché per chi non lo sapesse, Emanuele una volta è morto per il troppo sole, visto che era un vampiro, e poi sono riuscito a resuscitarlo. Poi abbiamo il bagno, ecco qui il bagno più grande della casa, come vedete è provvisto di tutto, anche della lettiera per Winnie. E invece al piano di sopra abbiamo ovviamente la stanzetta con la scala, poi abbiamo lo studio che ho rimpicciolito rispetto a prima, e poi ci sono le camerette degli adolescenti e dei bambini. Adesso la cameretta di Francesca si trova qui, come vedete ho fatto questa piccola stanza che è il minimo indispensabile, però le va benissimo perché ha il letto e la scrivania dove fare i compiti. Poi qui abbiamo il bagnetto con la lavatrice e l'asciugatrice e anche il basino per il piccolo Alberto. E poi qui ho cambiato completamente la stanza e l'ho fatta a tema maschile perché adesso qua ci dormono Alberto qui e Matteo. Poi ho messo anche una scrivania, la stazione dei vuotomostri e anche il tabellone per gli scout, perché sì, Francesca è uno scout. Adesso però dobbiamo vedere le cose completamente nuove che vi devo spiegare un poco meglio. Intanto l'albero del denaro. Giovi, come hai fatto ad avere l'albero del denaro? Allora, visto che Emanuele aveva completato l'aspirazione di Gran Maestro dei Vampiri, adesso ve la faccio vedere per chi non lo sapesse, ecco qui, abbiamo completato l'aspirazione di Maestro dei Vampiri, visto che era un vampiro. Adesso ha bevuto la pozione per lasciare il vampirismo, quindi non lo è più, e aveva un sacco di punti di soddisfazione. Visto che l'albero del denaro costa 5.000 punti, adesso lo cerchiamo. Eccolo qui, l'albero del denaro costa 5.000 punti. Ho deciso di comprarlo perché mi ha subito incuriosito. E devo dire che questo albero del denaro è veramente un prodigio, perché io già ho raccolto i frutti del denaro ieri o l'altro ieri, adesso ho di nuovo i frutti. E sono 11.200, cioè, ma veramente tanta, tanta, tanta roba. Ovviamente non si possono raccogliere per poi ripiantarli, perché ovviamente tutti ci vorremmo fare una bella piantagione di frutti del denaro, però non si può fare. La EA non ci vuole far barare in questa maniera. Comunque, raccogliamo tutti questi soldi. Come vedete, con questo albero si stanno facendo belli ricchi, ma sicuramente tutti questi soldi li utilizzerò per la panetteria che devo portare avanti. Poi, come vedete, c'è una completa novità, cioè quella del patio, dell'esterno. Ecco qui, ho fatto questa porta. Ovviamente ho messo il cancelletto per non far entrare persone indesiderate. Ed ecco qui il nostro giardinetto. Come vedete l'ho diviso in sezioni. Ho fatto la sezione del bucato, quindi ho messo il filostand di biancheria. Poi ho fatto la sezione dello yoga con la meditazione. E poi ho messo qui la sezione del tempo libero, insomma. Quindi ho messo l'altalena, la piscinetta per i bebè, ma in realtà ci possono mettere tutti, anche gli adulti. E poi ho messo l'arnia di Barty, cioè l'arnia del miele, così possiamo utilizzare il miele e possiamo fare delle bellissime torte con il miele. Perfetto. Allora, io direi di cominciare. Vi ho fatto vedere tutto, tutta la casa. Ed ecco qui. Finalmente siamo tornati in gioco nel gameplay. Veramente ancora non ci credo. Vediamo un pochettino i loro bisogni. Allora, lei dovrebbe andare un attimo in bagno. Quindi vai, vatti a fare una doccia. Tu pure devi andare in bagno, però già hai mangiato. Insomma, completate i vostri bisogni. Intanto, per chi non lo sapesse, sì, lo sto dicendo sempre questa cosa, comunque ho l'autonomia per il mio gameplay disattivata, perché così è tutto molto più semplice. Allora, mettiamo anche Matteo con una porzione e il bambino sta mangiando. Perfetto. Comunque qua, come vedete, possiamo utilizzare magari l'arnia di Barty. Però magari non la utilizziamo subito, ma la possiamo vedere anche nei prossimi episodi, perché non è l'unica casa in cui ho questa arnia, quindi non la vediamo subito. Adesso voglio farvi vedere prima un'altra cosa che mi interessa di più da farvi vedere. Allora, intanto vi ricordo che Eleonora è un medico, Emanuele è un detective.
Francesca è uno scout ed è una liceale, mentre Matteo è uno studente delle scuole elementari. Allora, con Eleonora non voglio partecipare oggi al lavoro, però comunque vi faccio vedere anche che sono andato avanti con il loro lavoro. Lei è a livello 3, ma sicuramente arriveremo a livello 4, e invece con lui sono arrivato a livello 5 di detective. Perfetto, comunque oggi staremo soprattutto con Francesca e i ragazzi, perché sicuramente avete visto i trailer di Instagram TV, li trovate su Instagram TV oppure nel Parliamo Insieme numero 7, e nei trailer di Instagram TV vi ho fatto vedere che comunque Francesca ha cominciato ad appassionarsi al pattinaggio, hanno aperto un bel parco di pattinaggio e quindi lei adesso è diventata bravissima, e per questo lei che cosa ha deciso di fare? Ha deciso di aprire un club tutto suo chiamato Roller Friends. Adesso però direi di andare immediatamente ad inizio un raduno, poi vi presento tutti i partecipanti e vediamo anche un pochettino le attività di questo club. Quindi raduniamoci, il parco l'ho scaricato dalla galleria e si chiama Lama Roller Skating Park. Ed eccoci qui al Lama Roller Skating Park. Ecco qui con questo parco, e come vedete, questo parco dove si trova? Si trova proprio nell'otto ruscello del Bassotto, nella quale si trovava la casa di Valentina ed Enrico. E adesso Valentina ed Enrico dove sono finiti? Lo scopriremo solamente nei prossimi episodi, perché la famiglia di Valentina ed Enrico non è scomparsa, ma è una delle famiglie con cui giocheremo in questa seconda stagione, ma ovviamente non in questo episodio. Quindi cominciamo con questo club che si chiama Roller Friends. Adesso vi devo presentare tutti i personaggi. Allora, il capo del club ovviamente è Francesca, già ve l'ho presentata prima. Poi nel club fanno parte anche la sorella Martina, infatti magari qualcuno l'ha notato che Martina non fa più parte della famiglia di Emanuele, perché Martina ha deciso di tornare dal suo padre naturale, che è molto più ricco, magari è tornato anche per questioni di soldi, però comunque è tornato dal padre Sergio, che adesso vive in un attico, quindi anche lei vive nell'attico insieme a Sergio. Poi scopriremo tutto nell'episodio a loro dedicato. Comunque nel club fanno parte Francesca, Martina, la sorella di Francesca, e le due sorelle comunque non si odiano. Ovviamente Francesca è rimasta male quando se n'è andata, però comunque le due sorelle sono rimaste in buoni rapporti. Poi ci sono nuovi personaggi di contorno, uno chiamato Leonardo Greco ed è un bellissimo ragazzo biondo con un bel ciuffo ed è un alieno conosciuto da Francesca. Infatti lui è un alieno e infatti i due hanno anche un grande feeling, perché ovviamente essendo alieni sono diventati grandi amici perché si capiscono molto meglio e sicuramente magari potrebbe sbocciare l'amore. Poi ci sono i soliti ragazzi, cioè Luca, che sarebbe il figlio di Valentina ed Enrico, e poi abbiamo Matteo, ovviamente il fratellino di Francesca. E poi abbiamo altre due nuove persone, cioè Malik, che sarebbe un bambino arrivato nel quartiere sempre di Windenburg, nell'isolotto, e fa parte di una famiglia chiamata Madaki. Questa famiglia la approfondiremo in un altro episodio perché farà parte attivamente del nostro gameplay, anche se noi non la controlliamo. Uno dei componenti farà parte della nostra partita, quindi state connessi comunque con questa serie. Comunque Malik è il fratello più piccolo di questa famiglia, perché questa famiglia Madaki è composta da madre, padre, fratellino e sorella grande. E poi abbiamo un cane. Insomma, lui è il bambino più piccolo di questa famiglia e si chiama Malik. E Malik inoltre è un grande amico per Matteo. Infatti i due sono veramente grandi amici, hanno la barra veramente molto sviluppata. Chissà se poi rimarranno grandi amici anche in futuro. E poi abbiamo l'ultimo componente che vi devo presentare, che è sicuramente il sim un pochettino più strano e buffo, magari anche un pochettino instabile. Lei si chiama Esther, di cognome Refat. Infatti lei molto spesso ha lo sguardo esterrefatto. Ecco qui, sì, infatti la nostra sim si chiama esterrefatta. Ho assolutamente voluto aggiungere una sim di contorno così simpatica chiamata esterrefatta. Dal suo aspetto magari non si può capire che questo nome è stato messo proprio per un motivo in particolare, visto che i suoi occhiali da sole sono sempre sulla sua faccia, ma quando se ne va a dormire sicuramente si toglie gli occhiali da sole e quindi si può vedere il suo aspetto normale. Infatti è stata chiamata esterrefatta proprio perché ha gli occhi più spalancati del normale, infatti sembra sempre un pochettino impalata. E quindi, oltre a questo, poi lei è anche un pochettino instabile, perché è stata anche presa in giro nel corso della sua vita, e quindi adesso è diventata anche un pochettino instabile e folle. Quindi, diciamo, un personaggio un pochettino particolare. Quindi, i Roller Friends
Friends sono Francesca, Martina, Leonardo, Esther, Luca, Matteo e Malik. Ecco qui i nostri Roller Friends. Le loro attività preferite da fare nel club sono andare a pattinare e fare attività estive, autunnali, invernali e primaverili. E poi abbiamo come cosa da non dover fare quella di dormire. Insomma, vediamo un pochettino questa pista di pattinaggio. Invitiamo tutti a pattinare. Ecco qui, possono pattinare tutti quanti. Non so quali sia il numero massimo di persone che possono pattinare, però magari sono 8. Non lo so sinceramente. Comunque spesso vedete anche che Francesca è tesa. Sì, perché non sta passando proprio un periodo semplicissimo, perché lei sta passando due fasi infantili. Infatti lei è schizzinosa e distante, non vuole stare con la famiglia e poi è schizzinosa, non vuole mangiare, insomma. Ecco perché si è fatta così secca. Quindi invitiamo a pattinare, mi ha annullato l'interazione. Invitiamo tutti a pattinare. Ed ecco qui i nostri Sims sulla pista di pattinaggio. Guardate come sono carini. Ecco qui, mi piace un sacco la pista di pattinaggio. Sicuramente in inverno vedremo anche la pista con il ghiaccio, però visto che adesso è primavera in The Sims, assolutamente la pista con il ghiaccio non ci sta. Comunque vedete tutti quanti che pattinano, sono veramente carinissimi. Ovviamente la più brava al momento è Francesca, perché si è allenata moltissimo. E una cosa che mi piace tantissimo del pattinaggio in The Sims 4 è che il pattinaggio è legato all'abilità di forma fisica, ma la bravura nel pattinaggio non è legata all'abilità stessa. Mi spiego meglio. Se per esempio un sim ha l'abilità di forma fisica a livello 10 e non ha mai pattinato in una pista, non è che adesso lui è super bravo. Adesso lui, se comincia a pattinare, fa schifo come tutti gli altri. Poi pattinando diventa bravo. Quindi questa cosa l'hanno curata e sono contento. Potevano creare secondo me un'abilità proprio apposita per il pattinaggio, perché secondo me poteva essere curata meglio questo lato del pattinaggio. Però sono contento, dai. Comunque, come vedete, possiamo cambiare varie cose, come per esempio personalizzare la pista. Possiamo impostare l'illuminazione, accendere luci da festa di vari colori. Poi possiamo impostare anche effetti. Io ho messo i lustrini, infatti vedete i lustrini in giro per l'aria. E poi anche la musica. Possiamo mettere la stazione che vogliamo. Io metto... vabbè. Nel frattempo c'è questa canzone che è tipo Walking on Sunshine. Vabbè, comunque è la versione Simlish. Quindi mi sta bene, dai. Possiamo mettere anche il brano estivo del momento, però. Dai, mettiamo il brano estivo del momento. Magari ci mette la cintura di Alvaro Soler. Vai. Comunque, vediamo anche la nostra Francesca come va con i numeri di pattinaggio. Perché man mano che si va avanti con il pattinaggio e il pattinaggio in giro, possiamo esercitarci con i numeri ed eseguire dei numeri di pattinaggio. Vediamo Francesca quanto è brava. Vediamo un pochettino. Nel frattempo, vedete, si allenano tutti quanti. Vediamo Francesca quanto è brava con il numero di pattinaggio. Guardate quanto è brava Francesca. È incredibile, vediamone un altro. Sì, fa delle cose indecenti, cioè guardatela quanto è brava Francesca. È troppo bello. Ok, stava cadendo pure lei, però va bene, dai, mi piace davvero tantissimo questo pattinaggio. E l'idea proprio dei Roller Friends mi piace veramente tantissimo. Fatemi sapere un pochettino se vi piace. Se vi piacciono anche i personaggi di contorno, dai, guardate Esther è fatta, cioè bellissima. Va bene, dai. Perfetto, io direi di provare anche altre attività, tra le quali l'altalena. Dai, voglio provare l'altalena. Proviamola con Leonardo, vai. Con Leonardo Greco. Allora, chiedi di farti spingere. Dai, facciamoci spingere sull'altalena da Leonardo. Chissà se potrà mai sbocciare l'amore, dai. Giù nei commenti fate anche magari le prime ship tra questi Roller Friends. Fatemi sapere un pochettino le vostre ship sotto nei commenti. E poi dai, facciamo spingere Malik da Matteo. Forza. Ed ecco qui, guardate, Francesca si fa spingere all'altalena. E sicuramente avete visto il primo mini trailer su Instagram TV, nella quale Francesca si faceva sempre spingere sull'altalena, però era uno scheletro. E in quel caso vi confermo che lo scheletro era Emanuele. Ovviamente ho usato un trucchetto per... un trucchetto che non sarebbe la barra dei trucchi, ma ho utilizzato un oggetto che ha un'altra unità familiare. Però questa unità familiare è segreta, quindi per ora non vi posso dire niente. Ma comunque lo scheletro era Emanuele. Ci avete azzeccato se avete detto che era Emanuele. Insomma, dai, forza Matteo, ma che stai facendo? Non stai più spingendo a Malik? Chiedi di spingere. Chiedi di spingere Malik, forza.
Guardate che carini, come vedete si possono fare anche attività. Per ora il tempo è parzialmente nuvoloso, quindi non possiamo fare attività sotto la pioggia, che sarebbe attività autunnali o primaverili. Comunque, ecco qui, guardate che carini. Sono contento. Nel frattempo qua comunque continuano a pattinare, come vedete. Sta arrivando Malik. Dai, facciamo spingere Malik da Matteo. Ed ecco qui, guardate che carina. Vabbè, l'altalena io la adoro, fatemi sapere anche voi. E Leonardo è diventato buon amico di Francesca. Comunque, nel frattempo vi faccio vedere anche una novità inerente a The Sims 4 stagioni, nel frattempo che qui dondolano, cioè il calendario. Sicuramente tutti me lo starete chiedendo: Giovi, il calendario dov'è finito? Eccolo qua. Allora, ecco qui il calendario dell'unità familiare Parisi. Ve lo voglio assolutamente fare vedere. Ho aggiunto qualche festività, anche se non troppe, devo essere sincero. Comunque, l'ho un pochettino aggiornato a modo mio. Non è completo tipo ogni giorno una festività, perché sinceramente il gioco con una festività ogni giorno mi diventerebbe un'ansia, una cosa terribile, veramente no. Sinceramente voglio tenere anche il calendario un po' libero, voglio che le festività siano una cosa extra, come i video extra del mio canale, voglio che siano una cosa in più e non ogni volta, ogni giorno la stessa cosa, perché non diventano più una novità, ma diventano poi una scocciatura. Quindi ho voluto aggiungere delle festività anche a modo mio, però comunque spero vi piaccia questa idea. Insomma, vediamo un pochettino le festività. Allora, il giorno dopo, cioè oggi è domenica, domani ci sarà la giornata dello sport. Ho aggiunto la festività inerente allo sport, così tutti quanti devono fare esercizio e guardare il canale sportivo. Secondo me ci sta, è molto molto carino. Poi nel calendario, per chi non lo sapesse, qua si possono vedere le festività, l'agenda di lavoro scuola per vedere chi va al lavoro o chi va a scuola. Poi si possono vedere anche i compleanni e si possono creare o eventi o festività. Gli eventi sarebbero i vecchi eventi sociali, cioè per esempio festa spettrale, festa di compleanno, nozze. E le festività invece sono delle nuove festività aggiunte con The Sims 4 stagioni. Poi, come vedete, nel mio calendario c'è il giorno dell'amore, che sarebbe la festa predefinita della primavera. Ho aggiunto per l'estate un viaggio in famiglia, che secondo me ci sta benissimo per il periodo estivo. Ho aggiunto anche in estate il party in piscina. Poi passiamo all'autunno, ho aggiunto Halloween, poi presente anche il giorno del ringraziamento con gli gnomi che mi inquietano. Poi in inverno ho messo la giornata Netflix, che secondo me ci sta benissimo in inverno. Poi il divertimento invernale, che sarebbe una giornata di gioco in casa. Per esempio, se fuori nevica, magari invitiamo degli amici a casa, dei bambini. I bambini si mettono a giocare insieme, poi magari fanno i pupazzi di neve. Insomma, questo inteso. Infatti ho messo giochi, giochi in generale. Poi abbiamo il festival invernale, che sarebbe Natale, e il giorno di Capodanno, la vigilia di Capodanno, nella quale si fa il conto alla rovescia. Poi qui ci sono i giorni di primavera, ma non so perché non mi fa vedere una festività importante che avevo messo. Spero non si sia resettata, altrimenti la riaggiungo. Comunque avevo messo la Pasqua, perché assolutamente dobbiamo festeggiare anche la Pasqua in The Sims con la caccia alle uova. Vi faccio vedere anche come aggiungo una festività. Le festività si aggiungono da qui, si può cambiare lo stemmino, come vedete da qua, come i club, inserire un nome, mettere il tema delle decorazioni, scegliere se farlo essere un giorno libero da lavoro o da scuola. Poi possiamo scegliere le tradizioni, cioè le cose da dover fare in quel determinato giorno. Ci sono davvero tantissime cose, anche cose inedite. Per esempio, per la Pasqua c'è la caccia alle uova. Ecco qui, caccia alle uova e il coniglio floreale per la Pasqua, quindi assolutamente la Pasqua la vedremo sicuramente. Magari non adesso, però quando ritornerà la primavera. E comunque, per chi non l'avesse notato, le stagioni le ho impostate su 14 giorni. Ogni stagione dura 14 giorni e non 7, perché 7 l'ho trovato veramente troppo corto, ci ho perso pochissimo a fare il ciclo completo, non ho potuto vedere niente, quindi ho messo a 14. 28 è troppo, assolutamente. Per me, però, 14 per me va benissimo. E infatti, poi adesso è primavera e l'ho fatto apposta, perché in questa maniera, facendo i vari episodi, dovremmo arrivare nel periodo di dicembre a vedere proprio l'inverno e quindi il Natale e il Capodanno. Spero proprio di riuscire a fare questo, quindi di vedere nel periodo invernale l'inverno anche in The Sims 4. Comunque, ecco qui il calendario, ve l'ho fatto vedere tutto, così ho esaudito anche le vostre curiosità. Come sempre, il telefono è questo qui. Ci sono anche le attività extrascolastiche, che sarebbe quella lì di scout. Se volete far diventare il vostro bambino adolescente uno scout, dovete andare qui e partecipare all'attività extrascolastica.
Comunque, ecco qui Francesca sta continuando a farsi dondolare continuamente, e invece Matteo niente. Si scoccia e quindi smette di far dondolare il suo amico Malik. Comunque, dai, questo qui era il club dei Roller Friends. Spero che questo club vi sia piaciuto. Veramente mi piace tantissimo l'idea proprio degli amici che si incontrano al parco per stare sull'altalena, per pattinare. Veramente, mi piace un sacco come idea, quindi sono veramente contento. Come vedete, Luca sta ancora facendo qua i vari numeri. Facciamo una cosa, e seguiamo altri numeri con Francesca. Vediamo se c'è magari qualche altro numero che non abbiamo visto. E poi torniamo a casa e concludiamo. Perché questo episodio, comunque, facendovi vedere tutte le varie novità, sicuramente è venuto lunghissimo. Comunque, ecco qui Francesca, guardate. Vabbè. Ma lei dovrebbe fare proprio pattinaggio artistico. Peccato che non hanno aggiunto, per esempio, le fede. Guardate quanto è brava. Comunque, peccato che non hanno aggiunto proprio le gare di pattinaggio. Secondo me lo dovevano fare. Ah, lei deve andare al lavoro di scout. Cioè, lavoro no, l'attività di scout. Quindi facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Vediamo un pochettino di fare amicizia con Esther Refatta. Forza. Parla della temperatura fresca. E poi, come ultima novità, perché oggi veramente ho fatto vedere un sacco di cose, in The Sims è stata aggiornata completamente la galleria. Come potete vedere, qui abbiamo la sezione galleria, abbiamo la sezione notizie, della quale poi si possono vedere le notizie inerenti a The Sims 4, gli hashtag di tendenza, le persone cosa hanno scaricato dalla mia galleria, eccetera, eccetera. Poi abbiamo la zona inerente al nostro profilo, il mio profilo, come vedete in ogni outro, per chi non lo sapesse, è questo qui, Jovi underscore 0103. I follower sono 10, grazie mille. E nella mia galleria trovate qualcosa sempre inerente alla mia serie di gameplay, agli speed build. Come vedete, trovate la famiglia Farina Parisi e poi trovate tutte le creazioni dei miei speed build, e magari qualcosa che ho utilizzato per le serie degli altri miei amici youtuber, cioè per esempio Alex Lewis, che ha fatto parte della serie di Eroi Kaul, a cui mando un abbraccio, e poi Ward, che avevo utilizzato per il summer camp di Lil Grey Simmer. Comunque saluto a tutti quanti quelli che vi stanno guardando, un bacione a tutti. Poi qui c'è la zona della nostra biblioteca, vabbè è inutile che ve la faccio vedere perché magari ci sono anche spoiler e cose sul quartiere degli iscritti. E rinnovo anche qui l'invito a partecipare al quartiere degli iscritti 2.0. Comunque ho visto che c'è una nuova creazione da Noè Simmer. Ciao Noè Simmer, se mi stai guardando, grazie mille per questa creazione. Happy Place, wow, veramente già sembra bellissima da questa immagine. Comunque, per partecipare al quartiere degli iscritti avete altri 10 giorni, fino al 14 settembre, e poi non potete più partecipare e cominciamo a posizionare tutto a Newcrest. Perfetto, dai, spero che partecipate in tanti. Trovate anche il video inerente a tutte le regole e informazioni in alto nelle i delle schede. E poi un'altra cosa che non vi ho detto è che comunque tutti i video adesso sono in 1080p, tranne magari qualcuno tipo The Sims Mobile, Sims 2, che magari saranno sempre in 720, quindi in HD. Poi The Sims 4 sarà sempre da ora in poi in full HD. Quindi adesso avete la grafica normale anche per chi magari ha uno schermo più grande, adesso si vede normale anche sugli schermi più grandi. Perfetto, dai, abbiamo visto anche un pochettino la nostra SR fatta. Ecco qui, dai, sono contentissimo adesso di ritornare a casa. Forse torniamo a casa per il pomeriggio e ci facciamo il sonnellino pomeridiano. Ed eccoci qui a Piazza del Proprietario. Guardate che bel sole che c'è. Guardate che bello. Anche Leonora ha avuto una promozione, è stata promossa tecnologa medica. Quindi adesso può utilizzare anche i tapis roulant medici. Perfetto. Quindi la prossima volta che torniamo da loro, torneremo sicuramente alla panetteria o al lavoro di Eleonora. Sicuramente perché abbiamo tante cose da vedere. E Francesca è tornata anche dal raduno degli scout. Eccola qui. Vi faccio vedere rapidamente anche gli scout. Questa comunque è la loro divisa, è un'attività extrascolastica e si possono visualizzare gli avanzamenti di distintivo. Gli scout devono avere dei distintivi per diventare uno scout magistrale e avere un premio. Comunque, come distintivo per ora lei è solamente quello di socievolezza, poi ci sono gli altri che vanno avanti facendo delle determinate azioni. Per esempio, questo arti mestieri si può guadagnare creando oggetti, disegni o dipinti, e poi ci sono tante altre cose che possiamo fare. Sicuramente vedremo di andare avanti anche con i nostri distintivi di scout. Dai, facciamo andare le due ragazze sull'altalena. Come vedete, Winnie ha sempre il solito bug
dell'animale scomparso, anche se non è scomparso, e comunque vi faccio vedere che Winnie si trova proprio qui nella cameretta di Matteo e Alberto. Comunque direi che per questo episodio può essere veramente tutto. Quindi in questo episodio vi ho fatto vedere la famiglia di Emanuele, Eleonora eccetera eccetera. Abbiamo visto tutti i cambiamenti apportati ai loro look, alla loro casa. Abbiamo visto anche il nuovo club capitanato da Francesca, chiamato Roller Friends. Questo club poi è comunque formato da 7 ragazzi: Francesca, Martina, Leonardo, Esther, Luca, Matteo e Malik. Abbiamo visto poi anche il calendario, gli scout, poi abbiamo visto magari qualche presunta ship tra gli adolescenti. Insomma, abbiamo visto veramente tantissime cose. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, e voglio davvero vedere tantissimi commenti, perché da oggi in poi riparte la serie di gameplay più forte di prima. Fatemi sapere anche che ne pensate della copertina, visto che adesso la copertina è diversa, visto che ho utilizzato un programma per tagliare le immagini dei Sims e comunque ho modificato anche lo stile delle copertine. Quindi vi invito ad iscrivervi, lasciare tanti commentini con i vostri pareri, lasciare like e condividere il video con i vostri amici. Ovviamente vi invito anche a seguirmi sulle pagine social, Facebook, Instagram e Twitch. Giù in descrizione trovate tante playlist da non perdere inerenti ai video del mio canale. Vi invito anche a partecipare al contest del quartiere degli iscritti 2.0, che è aperto fino al 14 settembre. Nelle link delle schede trovate tutti i video inerenti a questo argomento. Vi mando un bacione fortissimo, mua, e buon Sims a tutti.